prima della celebrazione di Santa Messa, benvenuto a tutti voi cari pellegrini. In modo particolare diamo un benvenuto a Sua Eccellenza Monsignor Tommaso dall'India. Vorrei dare benvenuto a nome di tutti i frati del Santuario Padre Guardiano, Rettore e tutti noi frati, a nome di voi pellegrini, anche sacerdoti che concelebrano con voi. Questa Sua Eccellenza è grande gioia di accoglierlo oggi per la messa, perché lui è stato quasi 10 anni fa qui un mese di servizio, come studiava a Roma come sacerdote. Oggi il Signore ha scelto all'altezza del sacerdozio di servire il popolo di Dio. È arrivato a Roma per adempiere una visita con il Santo Padre. Ha trovato un po' tempo di venire a questo grande santo San Pio di Pietrelcina, che pure lui è devoto, di celebrare questa messa con noi. Benvenuto Sua Eccellenza e buona celebrazione. Grazie. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanti sacerdoti oggi per celebrare questa messa. Noi tutti salutiamo voi, cari fratelli, con tanta gioia. Come ha detto Padre Sadesh, sono un vescovo dall'India che è venuto qui come un pellegrino. Anni fa, quando facevo lo studio superiore a Roma, una volta sono stato qua per aiutare il Ministero delle Confessioni per un mese. Durante quel periodo ho potuto conoscere la spiritualità di Padre Pio, che ha accettato tutta la sua sofferenza con grande fede e amore per Dio. Celebrando questa Santa Messa, chiediamo dono da Dio per accrescere nel nostro fede. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, è molto peccato, pensieri, parole, opere, missioni, per mia colpa, grandissima colpa, e supplico le beate sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria,
Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Abacuc. Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti? A te alzerò il grido, violenza e non salvi? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza, e ci sono liti e si muovono contese. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione e incidiala bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Parola di Dio. Andiamo, grazie a Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore. Ascoltate oggi la voce del Signore.
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Entrate, prostrate, adoriamo, in ginocchi davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, i gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti, dunque, di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me, con la fede e l'amore che sono in Cristo Gesù. Custodisci mediante lo Spirito Santo che abita in noi il bene prezioso che ti è stato affidato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a Dio, Signore. In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto, prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto
quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Carissimi sorelle e fratelli, il Vangelo di oggi parla della fede. Se hai un po' di fede, tutto è possibile. Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed essi vi obbedirebbe. Oggi viviamo in un mondo in cui tutto è scientificamente considerato e dimostrato. Tutti mettono in discussione tutto e cercano prove per tutte le affermazioni. Non è facile convincere i nostri figli che con Dio tutto è possibile, perché cercano loro anche prove. E quali sono le prove dell'efficacia della fede? Come possiamo convincere i nostri figli che Dio è vivo? Solo attraverso la testimonianza della nostra vita. Guardando indietro alle nostre vite, chi può negare la presenza di Dio? Possiamo riconoscere numerosi incidenti quando Dio ci ha portato nelle sue mani dal cadere in molti pericoli, sia spirituali che fisici. E basta riconoscere tali episodi di grazia di Dio. La fede non è una scienza. Non possiamo avvicinare Dio con metodologia scientifica, perché Dio è pieno dell'amore. Amore non è scientifico. Perché tu ami i tuoi figli? Perché loro sono bravi o intelligenti? No. Perché loro sono i nostri figli. Nell'amore non ci sono domande. Così credere in Dio è come innamorarsi in Dio. Non ci sono ragioni proprie per innamorarsi. Dio ti ama e tu ami Dio. È oltre il mondo del ragionamento. Padre Pio era un uomo pieno di fede. Era una persona piena di amore di Dio. Lui non domandava troppo, credeva. Anche per capire l'esperienza spirituale di Padre Pio, i ragionamenti non ci aiutano. Solo con l'amore di Dio possiamo capire Padre Pio anche. In questa Santa Messa preghiamo per il dono di fede. Noi viviamo in un mondo pieno di ragionamenti, ma per capire la fede vogliamo un cuore pieno di amore di Dio. Amen.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio luce vero da luce, da Dio vero, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. Procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Certi che solo nell'abbandono completo alla parola del Signore riusciremo ad essere i servi che con umile fedeltà adempiono al loro dovere, eleviamo ora la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, perché l'annuncio e l'ascolto del Vangelo rafforzi e risaldi la sua fede e il suo amore a Dio. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i consacrati, perché possano vivere una fede profonda e sincera, così da essere testimoni dell'amore di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per gli emarginati e gli ultimi, perché la fede del Salvatore dia loro speranza e fiducia durante il loro cammino di sofferenza e solitudine. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la nostra comunità parrocchiale, perché sia testimone viva della fede in Cristo attraverso le opere di carità verso il prossimo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Riconosciamo, Padre, che tutto viene da Te, e invochiamo lo Spirito Santo affinché ci dia forza, amore e saggezza per vivere con umiltà la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Signore mio, voi cuori, a te, Signore.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e mentre esercitiamo il nostro ufficio sacerdotale, compi in noi la tua opera di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, innalzare a te l'inno di benedizione e di lode. Dio onnipotente ed eterno, tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni eserciti il dominio su ogni creatura, e nelle tue opere glorifichi te, Creatore e Padre, per Cristo nostro Signore. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete
e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Pio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola, io sarò santo. Corpo di Cristo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Thank you.
Preghiamo. La comunione a questo sacramento sazi la nostra fame e sete di te, o Padre, e ci trasformi nel Cristo tuo Figlio, e li vivi e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto il cielo. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. Andate in pace. Andiamo, grazie a Dio.